Ciao a tutti e benvenuti a questo nuovo audio test che riguarda le chitarre Martin. Questo audio test nasce da tante richieste che ho ricevuto sui social, soprattutto su YouTube, in cui molti utenti mi hanno chiesto: Massimo, ci mostri tutte le tue chitarre? Ho la fortuna di avere tanti tanti strumenti, ma la difficoltà di riuscire a farvi vedere tanti strumenti senza fare la figura dello sborone che dice guarda quante belle chitarre ho, non è facile. Quindi preferisco farlo in pillole dove però abbia un senso, cioè dove andiamo a comparare strumenti che possono essere tra di loro comparati per riuscire anche a comprendere i diversi legni come suonano. Allora, prima di tutto, se volete saltare alla pappardella in cui io vi spiego ogni singola chitarra, potete andare direttamente a questi minuti e secondi e andate a sentire soltanto la parte audio di comparazione. Poi questo lungo test va a finire in un blind test. Che cosa vuol dire? Una cosa utilissima in cui vi farò sentire gli stessi sample di esempi in cui io suono queste sei chitarre che sto per farvi ascoltare, ma dove non si vedranno le chitarre, ma soltanto un numero. Alla fine degli esempi di queste sei chitarre associeremo a ogni numero il modello della chitarra e così ognuno di voi potrà pensare se il suo orecchio è obiettivo nello scegliere gli strumenti oppure se è influenzato dalla parte estetica. Questa è una cosa che io faccio sempre, quindi semplicemente ascolterete il test, guarderete il numero che appare sullo schermo, alla fine vedrete qual è il numero che corrisponde allo strumento che avete scelto, a quale strumento corrisponde e capirete qual è quello che preferite. Se volete andare direttamente al blind test, saltate a questi minuti e secondi e vedrete che sarete direttamente trasportati lì senza tutta la pappardella. Allora, iniziamo. Le chitarre che vi farò ascoltare sono una OM42 Solid Clar Walnut, che è quella che ho tra le braccia, che è quella che ho utilizzato per registrare dischi come Anacrusis, buona parte dei dischi delle canzoni di Romanticamente, eccetera. Poi un OM41 Custom Cocobolo col VTS, vi presenterò ogni singola chitarra. È una chitarra custom che ho fatto costruire per me, e grazie alla collaborazione che dura da tanti tanti anni con Martin. Poi una OM18 Authentic 1933, chitarra di serie, molto interessante, priva di Truss Rod, l'ascolteremo. Poi una 00018 Custom Core. Anche questa è una chitarra custom che ho chiesto a Martin di costruire per me, totalmente in Koa, Striped Ebony, chitarra pazzesca, bellissima. Poi un'altra 00018 Adirondack, il top sarà Sunburst, come vedrete, così come la 1933, e il Flamed Mahogany, mogano fiammato per Back and Sides. Poi la mia 00018, quindi vedete che andiamo a comparare OM con 00 e 00, che ha il top in cedro, fasce e fondo in mogano, però sono molto scaloppate, molto scavate. Descriverò anche le caratteristiche, quelle più importanti che serviranno anche per andare ad ascoltare, quelle saranno le differenze. E tutto il test sarà fatto con lo stesso sistema audio, quindi i microfoni che io sto utilizzando per parlare, anche questo audio è preso così, sono un left e un right, due microfoni Rode che vanno direttamente dentro un mixer Mackie. Non c'è nessun effetto, nessun reverbero, nessuna equalizzazione, tranne un leggero limiting che serve per far sì che su YouTube abbiamo comunque un volume che ci permetta di ascoltare queste chitarre, soprattutto su dei computer portatili. Vi consiglio vivamente di utilizzare delle cuffie o delle buone casse, altrimenti alcune differenze andranno perse. Cominciamo. La prima chitarra che vi faccio ascoltare è questa, che si chiama OM42 Custom Solid Claro Walnut. È una chitarra di serie, è stata fatta in edizione limitata, ma è una chitarra di serie. Me ne sono innamorato nel 2008 alla Fiera di Bologna. È top Adirondack, che adesso si è un po' inscurita perché l'ho usata veramente tanto, quindi ha preso tanta luce. E il Claro Walnut sarebbe questo, il noce. Ok, cerco di non fare il riflesso con le luci. Vedete che è un bellissimo noce. Abbiamo tutti i binding che sono in acero. La cosa che mi ha fatto innamorare di questa chitarra sono soprattutto gli acuti, che sono definiti ma allo stesso tempo morbidi. Vi farò ascoltare 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 esempi musicali che saranno gli stessi con ogni chitarra e che quindi andremo a paragonare con le altre. La seconda chitarra che vi presento e che vi faccio ascoltare è una OM41 Custom. OM41 perché questo si riferisce alle finiture, alla balone, eccetera. Comunque è una chitarra custom che ho chiesto a Martin di costruire. Tra l'altro vi faccio vedere che bel regalo che mi ha fatto Dick Bock. Insieme appunto a Chris Frederick Martin IV hanno scaricato da internet una parte della mia copertina di Anacrusis, hanno scritto custom per Massimo Varini e Chris l'ha autografata per me, quindi è una cosa
veramente speciale, molto speciale. Bene, questa chitarra ha il top in Adirondack VTS. Questo VTS è un sistema che utilizza Martin di cuocere sostanzialmente, potremmo dire in questo modo, il legno per dargli un invecchiamento artificiale, per accelerare il processo di invecchiamento. Questo lo porta anche a essere un pochino più scuro. L'Adirondack spesso ha queste grane molto larghe che diventano molto strette, questi fanno parte dei top che poi uno può scegliere di avere in un modo o nell'altro. Di solito si scelgono degli abeti con queste venature molto molto sottili. In questo caso ho voluto fare un esperimento che devo dire mi è piaciuto. Abbiamo tastiera e ponte in palissandro e vi faccio vedere dietro il coccobolo. È difficile da far vedere perché è molto scuro, però si vede anche da questa parte. Vedete che è un bellissimo coccobolo. Con il binding invece è in koa, ho scelto per avere invece il bracing, non è un forward bracing, ma è abbastanza indietro come alcune vecchie chitarre e sono catene molto leggere e scaloppate. Adesso ve la faccio ascoltare. La terza chitarra che vi presento è questa, si chiama OM18 Authentic 1933. È una chitarra di serie, di una serie particolare che si chiama Authentic. Martin un po' di anni fa ha lanciato questa serie. Che cos'è questa serie? Hanno preso strumenti particolari di anni specifici e spesso di comunque appartenuti o di proprietà di collezionisti e l'hanno portati allo Smithsonian e tra raggi X, tac, risonanze magnetiche, analisi dei materiali, hanno poi ricreato delle chitarre che fossero esattamente identiche a quelle che Martin produceva in quegli anni. Quindi tutto dal tipo di vernice, che infatti si vede probabilmente che la vernice è veramente uno strato molto sottile e niente, non gli rende giustizia, con le luci è veramente difficile, ci vorrebbe un direttore della fotografia pazzesco. Quindi si riescono a vedere le venature del legno, che in questo caso è abete e fasce fondo sono in mogano, e anche soprattutto le dimensioni, spessori della tavola, spessori delle catene, posizionamento delle catene e attenzione, questa chitarra non ha il trastrolo. La Martin ha inserito il trastrolo nelle chitarre dopo il 1970, quindi non aspettiamoci di trovare una chitarra con un manichetto. Per stare dritto questo manico è un manico decisamente grosso, quindi non è un manico di quelli performing, cioè di quelli che sia facile da suonare, è un manico importante, no? Quelli che uno dice è un manico di Badile. Ecco, sì, stiamo parlando di un manico decisamente grosso, ma questo gli dà anche tanto suono. È una chitarra estremamente leggera, estremamente risonante, quella che io ho utilizzato prevalentemente in Relax and Sleep a 432 Hz e adesso ve la faccio ascoltare. La quarta chitarra che vi presento, di cui vi parlo, che vi faccio ascoltare è questa 00018 Custom Koa. Custom perché è di nuovo una chitarra che io ho richiesto con particolari specifiche, ad esempio il fatto che sia tutta in koa, in High Flamed Koa, che significa un koa molto fiammato. Come vedete, poi gli amici di Martin sono sempre fantastici e mettono la mia firma o l'etichetta dentro, insomma, sono sempre estremamente cortesi visto che collaboriamo da tanti anni. Guardate questo koa è high flamed, significa che è particolarmente molto fiammato. Ho chiesto tutti i binding sono invece in maple, mentre maple è acero, mentre il manico l'ho voluto satinato, così come spesso faccio con le mie chitarre manualmente con la carta vetrata. Le meccaniche che mi piacciono, che prediligo in questo tipo di chitarra, sono o stile Waverly o direttamente Waverly. Di questo manico riuscite a vedere che è leggermente fiammato anche questo, sempre mogano. Quindi una cosa particolare, questo ha le catene che sono forward shifted, significa che l'X bracing, quindi questa X che viene fatta qui sotto, è particolarmente spostata verso la buca e cambia molto la risposta sui bassi e sugli acuti. In questo caso anche il koa mi permette di avere una chitarra particolarmente chiara, come ascolterete, e particolarmente frizzante. Per questo tipo di motivo, per questa ricerca, ho anche abbassato abbastanza le corde. Questa chitarra, diversamente dall'Authentic, ha ovviamente il truss rod, quindi abbassandola e tenendo le corde abbastanza basse, anche un pochino questo sbattimento permette di avere una chitarra che sia particolarmente performante sulla parte acuta. E anche questa l'ascolterete alla fine della presentazione. Mi mancano ancora due chitarre da presentarvi.
La quinta e penultima chitarra di cui vi parlo, che vi mostro e che vi farò ascoltare è questa 0018 con Adirondack e Flamed Mahogany. Così di primo acchito potrebbe sembrare essere molto simile perché il colore è lo stesso alla 1933, all'Authentic, ma la chitarra è abbastanza diversa. Questa è una chitarra custom che io ho richiesto per me, tant'è che come al solito vedete qua in fondo gli amici di Martin me l'hanno personalizzata. Si vede che il tipo di legno è diverso. Questo è un Adirondack. A me piace l'Adirondack con le venature molto spaziate. Invece, quando scelgo Sitka o Italian Alpine Spruce, lo preferisco più sottile. Vedete che questo viene chiamato High Flamed Mahogany, è molto fiammato questo mogano, così come è molto fiammato anche il manico, quindi che è fiammato, ma soprattutto è satinato, come ho chiesto anche in un'altra chitarra, visto che delle volte io stesso provvedo con la carta vetrata a satinarlo, me lo sono fatto fare direttamente satinato. I binding sono tutti in acero, quindi viene scritto maple. Le meccaniche, come al solito, sono stile Waverly o, come in questo caso, che sono esattamente le Waverly. La chitarra a ponte e tastiera, quindi che sono matchati, sono le stessi, che è sempre ebano, striped ebony, ma non troppo figurato perché non mi fa impazzire la tastiera molto lavorata, tant'è che vedete che non ho nemmeno messo i dot. Il ponte è stato cambiato rispetto a quando è arrivato, è una chitarra abbastanza chiara e ho chiesto a Roberto Fontanò di farmi invece un saddle, non il ponte, scusate, una parte del ponte, il saddle, in fibra di carbonio che attenua leggermente la parte medio-alta. E anche questa chitarra ve la farò ascoltare. Un dettaglio rispetto all'altra chitarra: questa ha l'incatenatura che in questo caso è forward shifted. A volte preferisco questo tipo di incatenatura. Preferisco è modo di dire, nel senso che se devo scegliere di farmi costruire una chitarra è una cosa che richiedo, così come le catene scaloppate. Essendo in avanti, le catene scaloppate diventano più leggere, la chitarra diventa più vibrante. Questo non significa che però uno prende in braccio una chitarra e se gli piace il suono, che poi le catene siano avanti, indietro, scaloppate o non scaloppate, insomma, dopo bisogna stare lontani dalle pippe mentali. La sesta e ultima chitarra che vi presento in questo lungo video, prima di lasciarvi alla comparazione diretta per ogni singolo esempio tra una chitarra e l'altra e poi al blind test, è questa che è la chitarra custom più vecchia che ho, è la prima che ho richiesto a Martin di costruire per me ed ha una particolarità. Prima di tutto è in cedro, cosa che non è frequente nelle chitarre Martin, ma chi mi segue sa che io amo particolarmente il cedro. Un'altra particolarità è che la tastiera è in palissandro, mentre il ponte è in ebano. Un'altra particolarità è che le parti delle fasce sono molto, viene chiamata sanded, sono date con la carta vetrata, vengono assottigliate particolarmente nei punti in cui non c'è tensione, quindi qui non so se riesco a farvelo vedere, vediamo, si vede che si flette questa parte, ok? Questa parte no, ma questa parte vedete che arriva a flettersi dove è particolarmente vuota, così come questa. E vabbè, questa è una delle particolarità. La scala è corta e il manico è particolarmente largo, arriva quasi a 50 mm. E questo insieme a una spaziatura molto larga qui mi ha aiutato quando sono passato dalla chitarra elettrica alla chitarra acustica nello studio, nell'essere più efficace sulle pennate e avere più spazio per imparare ad arpeggiare nonostante l'età. Questa è una chitarra che ha un suono, lo noterete, è diverso dalle altre proprio per il tipo di emissione che deriva dal cedro. In questo caso non ho optato per l'incatenatura forward shifted, cioè non X-bracing è arretrato, guardate, io metto dentro il dito, ecco, quindi l'X è qua sotto, ok? Il dito è qua, arriva fino a qui, quindi le altre hanno la X qui, questa ce l'ha qui, quindi anzi, per assurdo, è addirittura spostato leggermente indietro. E ora andiamo a ascoltare tutte queste chitarre comparate.
Bene, dopo aver ascoltato tutte e sei le chitarre è venuto il momento del blind test. L'ho spiegato all'inizio, ma voglio rispiegarlo adesso, è passato un po' di tempo. Allora, significa che gli stessi esempi musicali eseguiti con le sei chitarre ora saranno mescolati, non saranno nell'ordine in cui li abbiamo ascoltati adesso. E invece che l'interfaccia visiva, invece che vedere me mentre suono gli esempi, ci sarà uno sfondo nero con sopra un numero. Alla fine dei sei esempi musicali relativi al medesimo esempio, ma eseguito con una chitarra diversa, verrà assegnato a ogni numero la chitarra. In questo modo, ognuno di noi sarà in grado di capire se sta più ascoltando con le orecchie o guardando con gli occhi. Cos'è da fare? Beh, munirsi di un bel foglietto e ascoltare, dire ok, uno mi piace, due mi piace, alla fine decide mi piace il 5, lasciamo passare un paio di secondi, dal nero andiamo alla lista ed ecco che uno dice ok, la 5 era ad esempio la 0018, quello dopo eccetera, e così funzionerà tutto il blind test, che è un test molto importante. Thank you.
Ed eccoci arrivati alla fine del blind test. Com'è andata? Le chitarre che vi erano piaciute guardandole, vi sono piaciute anche semplicemente ascoltandole? Qualsiasi sia la risposta, comunque io vi invito a cliccare mi piace sulla mia pagina Facebook, a iscrivervi qui sul mio canale YouTube, selezionando di ricevere gli aggiornamenti via email ogni qualvolta io carichi un nuovo video. Vi ringrazio e attendo i vostri commenti qui sotto. Ciao!